Stefano, Stefano, ho che qui c'è un signore che sta male là davanti, saranno un centinaio di metri, vola. Allora, cosa vedremo oggi? Vedremo una simulazione di un salvataggio con l'ausilio del drone. Abbiamo le due postazioni bagnini, quindi uno sarà qui alla nostra sinistra, l'altro sarà sul pontile di vedetta che guarda il lago. Abbiamo una vittima che simulerà di star male e il bagnino darà l'allarme, allarme logicamente che andrà anche alla centrale 144, per poi avviare tutta la macchina che c'è dietro per i soccorsi. Il bagnino entrerà in acqua con uno stand up paddle che è molto più veloce e pratico, arriverà, sarà più o meno a 200-250 metri a seconda della corrente che ci sarà. Una volta arrivato il bagnino verifica le condizioni della vittima per poi portarlo a riva. Se la vittima avrà solamente un crampo oppure un leggero affaticamento, l'intervento finisce qua. Se è un qualcosa di più grave può iniziare quello che sono le prime manovre di rianimazione. E sono qui oggi per vedere i droni che possibilità hanno per poter intervenire in caso di incidente il più breve possibile. In questa simulazione abbiamo il bagnino che è qui di fronte a noi, dove ci sarà anche il drone pronto a partire. Bagnino 2 che di norma è sempre sul pontile. Una volta che la vittima darà il segnale, in questo caso il segnale di aiuto, il drone partirà facendo una traiettoria molto larga, in quanto non dobbiamo passare sopra gli ospiti del Lido per un motivo di sicurezza. Avremo anche una barca d'appoggio, sarà un pedalò che mettiamo per la sicurezza. Una volta che il bagnino 2 raggiunge la vittima, lo porterà a riva e inizieranno, se del caso, le manovre di rianimazione e anche quelle di soccorso. Il drone, abbiamo la particolarità che rimarrà sul punto della vittima anche per dare un'indicazione ai soccorsi in caso che la vittima è andata sotto e con la corrente si sposta, però almeno abbiamo un'indicazione, è andato a destra, è andato a sinistra. Ciao, sono Alessandro Veretta, oggi mi trovo al Lido di Brissago e farò la vittima. Sì, perché oggi simuleremo un salvataggio, ma tramite un drone, quindi mi soccorrerà un drone. Io andrò fuori dal lago, circa un 400 metri dalla costa, e ovviamente simulerò un affogamento, quindi andrò in panico, chiederò aiuto e per soccorrermi arriverà un drone che mi darà la possibilità di potermi aggrappare a lui e arrivare ovviamente alla barca di recupero, di salvataggio. Ecco, penso che hanno scelto me perché comunque io sono un gelidista, ho fondato l'associazione dei gelidisti del Ticino, siamo sì a inizio giugno ma l'acqua ancora sarà attorno ai 21-22 gradi.
è importante anche conoscere e sensibilizzare soprattutto le persone in che situazioni si possono confrontare con il lago, perché il lago può arrivare anche delle temperature a 25 gradi in estate, ma ci sono certe correnti che possono arrivare in un attimo anche a 18-19 gradi, e lì ovviamente le persone devono fare attenzione a come muoversi al lago, perché col lago non si scherza. Devo dire che quello che mi ha sorpreso nel lavoro con i ragazzi del liceo è stata la passione che ci hanno messo. E questo mi ha colpito perché fondamentalmente fin dall'inizio avevano le idee abbastanza in chiaro di qual era l'obiettivo da raggiungere, no? Di un coinvolgimento non soltanto informato ma proprio effettivo di una fascia importante della popolazione, perché questi ragazzi sono il futuro della nostra società. La partecipazione nella partecipazione, senza limite. Costruire una società meno gerarchica, più orizzontale, dove le idee di tutti vengono prese in considerazione e dove non è un'elite che decide per tutti.